Si devono fare dei sacrifici, si sa, se si vuole ottenere qualcosa bisogna fare dei sacrifici. Noi ce la stiamo mettendo tutto, come ce la sto mettendo tutta io, ce la stanno mettendo tutta i miei compagni, lo stiamo dimostrando, non molliamo mai, ci crediamo sempre in ogni momento della partita, come in effetti lo dimostra il fatto che siamo riusciti anche a fare il 4-2, perché continuavamo a spingere apposta per trovare il 4-2, non ci siamo messi lì dietro ad aspettare il Savoia, invece abbiamo cercato di chiuderlo definitivamente, abbiamo chiuso all'ultimo minuto magari di recupero gli ultimi due, però è un segnale. Questo è il segnale bello, però mezz'ora iniziale che ci siamo adeguati a quelli che erano i ritmi blandi del Savoia, come te lo spieghi? Il mister ha detto probabilmente siamo rimasti con la testa alla vittoria col Messina, eravamo in giacca e cravatta, mezz'ora non ci siamo stati, poi uno schiaffone e ci siamo svegliati. Sì, infatti secondo me è giusta l'analisi che ha fatto il mister Gagliardi, perché eravamo un po' contratti, un po' troppo belli, ecco, forse come ha detto lui eravamo rimasti ancora a Messina, ma parlo del collettivo, parlo di tutta la squadra. Poi abbiamo preso gol, un attimino ci siamo svegliati, però è da sottolineare che secondo tempo siamo partiti bene, abbiamo subito trovato il 2-1, abbiamo ripreso il 2-2 con un gol che non ne voglio parlare, però come ho detto prima siamo una squadra che non voleva male, ci abbiamo creduto in ogni minuto e siamo riusciti a fare altri due gol che ci hanno regalato la vittoria. A corredo delle immagini che adesso scorrono su questo servizio, descriviamo il calcio di rigore e descriviamo il calcio di punizione. Ma il calcio di rigore, ho cercato di guardare il portiere fino all'ultimo e ho visto che ha fatto un passo verso destra e l'ha indirizzata, diciamo, a mezza altezza centrale. La punizione era dal limite, ci voleva un tocco morbido, diciamo, una palombella morbida per scavalcare la barriera, perché il portiere era dall'altra parte. Poi si è messo praticamente il difensore sulla linea, se vi ricordate la punizione, mi sembra Guardo, il loro terzino sinistro, si è messo sulla linea della parte destra del portiere. Poi ha visto che ho cambiato rincorsa, perché ho detto se tiro di là magari la prende di testa, visto che ho cambiato rincorsa ed è uscito fuori, nel momento in cui è uscito fuori ho ricambiato la rincorsa e l'ho messa sopra la barriera per sotto il croce. Questo. 12 gol in 15 partite, Manolo, ancora... 13. Non mi cacciare gol, per favore. Credo di San Biagio. 13 gol su 15 partite, dai. Uno schiaccia sassi. Sì, la vittoria che porta... Veramente uno score importante. Sono felice per i gol, ma sono felice soprattutto perché Cosenza continua a essere primi in classifica. Noi ce la metteremo, come ho detto prima, ce la metteremo tutta per dar filo da torcere a chi è la corazzata del girone. Che purtroppo tutto dirlo è il Messina, sulla carta è più forte di noi, però noi daremo filo da torcere, come ho detto prima ce la metteremo tutti, siamo una squadra che ci crediamo fino in fondo e penso che se con questo carattere e questa voglia di vincere le partite alla fine ci possiamo togliere delle grosse soddisfazioni.